E se tutto quello che credevamo di sapere sulle nostre origini fosse sbagliato? E se la storia dell'evoluzione umana fosse molto più complessa e affascinante di quanto ci abbiano raccontato? Preparatevi a riscrivere i libri di storia. Per decenni, la scienza ha sostenuto che Homo sapiens fosse emerso in Africa circa 200-300 mila anni fa da un'unica continua linea ancestrale. Una storia lineare apparentemente semplice, ma una recente ricerca genetica sta svelando un capitolo nascosto, una verità molto più intricata e sorprendente. Dimenticate l'idea di un'unica stirpe. Uno studio rivoluzionario, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Genetics, basato sull'analisi avanzata di sequenziamenti genomici completi, suggerisce che gli esseri umani moderni sono il risultato di un evento di mescolanza genetica tra ben due antiche popolazioni ancestrali. Queste due popolazioni si sono separate circa 1,5 milioni di anni fa. Avete capito bene, 1,5 milioni di anni fa. Hanno intrapreso percorsi evolutivi distinti per un periodo lunghissimo. Chi erano? I candidati plausibili potrebbero essere specie come Homo erectus e Homo heidelbergensis, vissuti in Africa e altrove in quel periodo. Ma la vera sorpresa arriva dopo. Circa 300.000 anni fa, molto prima della già nota interazione tra Homo sapiens, Neanderthal e Denisova, queste due antiche popolazioni si sono riunite. E questa riunione ha plasmato in modo fondamentale chi siamo oggi. Uno dei gruppi ha contribuito all'80% del patrimonio genetico degli esseri umani moderni, mentre l'altro ha fornito il restante 20%. Un mescolamento massiccio, 10 volte superiore al contributo genetico dei Neanderthal negli esseri umani non africani. E la cosa incredibile è che questa mescolanza antica è presente in tutti gli esseri umani moderni. Come ha affermato il dottor Trevor Cousins del Dipartimento di Genetica di Cambridge, la questione della nostra provenienza affascina l'umanità da secoli. Per molto tempo si è assunto che ci fossimo evoluti da un'unica stirpe ancestrale continua, ma i dettagli esatti delle nostre origini sono incerti. E il coautore, professor Richard Darwin, aggiunge: la nostra ricerca mostra chiari segnali che le nostre origini evolutive sono più complesse, coinvolgendo diversi gruppi che si sono sviluppati separatamente per più di 1 milione di anni, per poi riunirsi a formare la specie umana moderna. Lo studio ha anche rivelato dettagli inaspettati. Subito dopo la separazione, una delle popolazioni ancestrali ha subito un grave collo di bottiglia, riducendosi a dimensioni molto piccole prima di crescere lentamente nel corso di 1 milione di anni. Curiosamente, sembra che questa popolazione abbia poi contribuito per l'80% al nostro patrimonio genetico e sia stata l'antenata da cui si sono differenziati anche Neanderthal e Denisova.
interessante notare che i geni ereditati dalla seconda popolazione, quella che ha contribuito per il 20%, si trovavano spesso lontano dalle regioni del genoma legate alle funzioni genetiche principali. Questo suggerisce un processo di selezione purificante, dove le mutazioni dannose venivano rimosse. Tuttavia, alcuni di questi geni minoritari, in particolare quelli legati alla funzione cerebrale e all'elaborazione neurale, potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nella nostra evoluzione. Questa scoperta riscrive la storia della diffusione umana, suggerendo che fosse già complessa molto prima che ci espandessimo per il globo. Utilizzando un nuovo algoritmo computazionale chiamato COBRA, i ricercatori hanno potuto modellare questi antichi eventi di separazione e riunione, basandosi sui dati genetici del Mille Genomes Project, un'iniziativa globale che ha sequenziato il DNA di popolazioni da tutto il mondo. Ma l'impatto di questa ricerca va oltre la storia umana. Questo nuovo metodo potrebbe trasformare lo studio dell'evoluzione in altre specie. Applicandolo a pipistrelli, delfini, scimpanzé e gorilla, i ricercatori hanno trovato prove di strutture di popolazioni ancestrali simili. Ciò che sta diventando chiaro è che l'idea di specie che si evolvono in linee pulite e distinte è troppo semplicistica. L'incrocio e lo scambio genetico hanno probabilmente giocato un ruolo importante nell'emergere di nuove specie ripetutamente nel regno animale. Il fatto che possiamo ricostruire eventi di centinaia di migliaia o milioni di anni fa semplicemente guardando il DNA di oggi è sorprendente e ci dice che la nostra storia è molto più ricca e complessa di quanto immaginassimo. Siamo il risultato di un'antica danza genetica, un'unione di stirpi separate da molte centinaia di migliaia di anni. Una storia che dimostra la straordinaria complessità e resilienza della vita sulla Terra.